Oggi è una giornata davvero speciale perché all'interno dell'inaugurazione di Cycling Beast troviamo personaggi davvero particolari come Luca Guercilena, general manager del Track Factory Racing. Fino a quest'anno abbiamo visto correre i ragazzi con delle bici scure, quest'anno nel 2015 avrete le bici rosse, insomma sarete sicurissimi di farvi vedere davvero in gruppo. Sì, la scelta cromatica con un colore particolare proprio per questo motivo, per cercare di vedere meglio i nostri atleti all'interno del gruppo. Il rosso non è stato mai un colore predominante, per cui speriamo di aver fatto la scelta giusta e di poter individuare gli atleti al meglio. L'aspetto tattico all'interno delle gare è sempre davvero fondamentale. Sì, sicuramente è fondamentale, per cui riconoscere i propri atleti al primo sguardo è importantissimo e speriamo che questa scelta appunto ci aiuti, soprattutto in fasi convulse tipo la volata, dove comunque diversi atleti viaggiano uno vicino all'altro, poterli riconoscere al primo sguardo è fondamentale per poi dare le indicazioni utili al raggiungimento del risultato. Quanto può essere un valore aggiunto il fatto che il Track Racing Team sia uno dei pochi team che abbia nel nome il marchio anche delle bici con cui corre? Ma sicuramente un vantaggio perché ovviamente se si guarda l'aspetto commerciale o più strettamente pubblicitario, è chiaro che poter chiamare la propria squadra col proprio nome e avere i propri mezzi sistematicamente nominati porta un vantaggio importante. Dal punto di vista dello sviluppo tecnico? Questo ovviamente è un canale a due vie di comunicazione, perché è chiaro che per un'azienda come Trek, che è leader nel settore della strada, poter garantirsi i consigli di atleti di altissimo livello dà quel classico vantaggio per poi produrre materiali sempre più efficienti, sempre più efficaci e quindi mettere sul mercato un prodotto di altissima qualità. Non posso non chiedere al general manager della squadra quali sono gli obiettivi per almeno la prima parte della stagione. Ma cercheremo sicuramente di essere competitivi per quello che ci riguarda nelle gare World Tour, perché con i nuovi sistemi di punteggio sono quelle poi che realmente contano. Cercheremo di fare una buona Parigi-Nizza, così come una buona Tirreno-Adriatico, e poi chiaramente dalla Milano-Sanremo fino alla Liegi-Bastogne-Liegi, tutte le classiche di fine marzo-inizio aprile chiaramente diventano un obiettivo fondamentale. Si sta progettando un ciclismo più spettacolare, in che senso? Ma nella nuova riforma si vorrebbe un ciclismo un po' più dinamico, soprattutto per quello che riguarda i contenuti interni alla corsa, per cui il desiderio di avere le camera bike piuttosto che i suoni all'interno del gruppo o tutta una serie di informazioni sugli atleti più completa. È un processo difficile perché il modello ciclismo in questo momento è molto diverso rispetto a vuoi il calcio o la Formula 1. Bisogna trovare un modello che aggrada tutte le componenti del ciclismo, però siamo sulla buona strada e speriamo a breve di riuscire a raggiungere questo grande obiettivo. Grazie Luca, in bocca al lupo. Grazie a voi.